siamo con la dottoressa Ruggeri di Servier. Ecco, dottoressa, oggi abbiamo parlato di aderenza terapeutica, l'importanza anche della complicità, del ruolo di creare team tra politici, istituzioni e clinici. Ecco, in che modo invece l'azienda farmaceutica può portare comunque un incremento, un miglioramento nell'aderenza terapeutica? Allora, sicuramente il tema dell'aderenza, come è stato ampiamente discusso oggi, è un tema multifattoriale, quindi noi non riteniamo di essere la soluzione, ma parte della soluzione. Lo possiamo fare attraverso vari modi, lo facciamo sicuramente attraverso le terapie che noi mettiamo a disposizione alla classe medica, ma lo facciamo anche, oramai nel nostro caso da più di 10 anni, sollevando il tema, sviluppando contesti e progetti che permettano la discussione aperta, ma anche la creazione di potenziali risposte sia dal punto di vista organizzativo ma anche nelle varie dimensioni di valore dell'aderenza, come quello terapeutico, economico e sociale, di modalità di presa in carico dei pazienti che hanno la necessità di seguire terapie per lungo termine che siano innovative e permettano al sistema di essere sempre più compliante con questa necessità. Qual è appunto l'impegno di Servier per incrementare l'aderenza terapeutica? Allora, diciamo che il nostro impegno è nato più di 15 anni fa con lo sviluppo di farmaci in combinazione fissa, perché si è visto attraverso la letteratura che la semplificazione della terapia aiuta il paziente a essere più aderente. L'abbiamo fatto però anche in altro modo, attraverso campagne di sensibilizzazione, dei siti internet dedicati e la formazione al medico. Abbiamo investito ingenti risorse nella formazione dei medici, proprio per sensibilizzarli e vincere un po' quella forma di inerzia che hanno i medici nel momento in cui devono seguire i pazienti nel tempo, e anche mettendo a disposizione appunto progettualità come questa che permettono di far riflettere il contesto e di portare proposte di miglioramento fattive, soprattutto nella dimensione organizzativa, anche in un'ottica di salvaguardia della sostenibilità del sistema, perché oramai è acclarato che la perdita di aderenza dei pazienti cronici si traduce in un'importante perdita economica per il sistema, proprio perché non seguendo il paziente la terapia, di fatto quel periodo breve nel quale viene seguita sono risorse perse. Quindi riteniamo che vedere un incremento dell'uso dei farmaci attraverso un paziente più aderente sia una forma di investimento importante che si traduce anche dal punto di vista economico in un miglior utilizzo delle risorse.